Questo video mi auguro che duri non più di 5 minuti, monitorerò l'orologio che ho qua proprio per evitare che sfori un lasso di tempo che secondo me è più che adeguato per parlare di questo argomento, verso il quale ho un'assoluta idiosincrasia, cioè lo detesto, non mi piace, è noioso, giolitti, crispi, quello che succede in Italia dopo l'unità d'Italia, l'avventura coloniale, è veramente una roba pallosa e spesso addirittura si fa questa cosa in quinta, quando ci sarebbero da dire, da affrontare, insomma, argomenti molto più interessanti, molto più vicini a noi. Quindi, rapidissimamente, cosa succede in Italia dopo l'unità d'Italia? Per quanto mi riguarda, se io fossi la vostra insegnante e dovessi interrogarvi su questo, non vi chiederei date, nomi, niente, solo a grandi linee, insomma, quali sono i temi e i problemi. Tuttavia, mi rendo conto che in realtà molti stanno anche parecchio su questo argomento perché lo reputano invece un argomento molto ricco e molto interessante. Quindi, cerchiamo di dire qualche cosa. Prima di tutto, facciamo un piccolo passo indietro. Noi eravamo arrivati, diciamo, anche con la ricostruzione delle varie guerre d'indipendenza al momento in cui era stata presa Roma e l'unità d'Italia si era ricostituita anche a seguito della presa di Trento e Trieste. Siamo poi, insomma, nel contesto della Prima Guerra Mondiale. Ma cosa succede subito dopo l'unità d'Italia, quindi dopo il 60-61? Si alternano al potere due ma neanche partiti, insomma due forze politiche, ecco, che sono la destra storica, che è in carica al governo dal 61 al 76, e la sinistra storica, dal 76 al 96. Destra e sinistra, aggiungiamo l'aggettivo storica, perché non hanno niente a che vedere con la sinistra e con la destra attuali. Sì, la sinistra probabilmente, insomma, ha degli elementi di maggiore apertura anche verso le forze sociali in campo in Italia, ma niente di così significativo, insomma, da giustificare una profonda differenza rispetto alla destra. Quali sono i problemi che affronta la destra? Quindi 61-76. Prima di tutto la questione religiosa, quindi come rigoverniamo questo Papa che adesso da essere un capo di Stato si trova a essere un capo spirituale, gli andrà bene, non gli andrà bene? C'è una legge che viene fatta, la cosiddetta legge delle Guarentigie del 1871, che tra l'altro sarà, diciamo, in vigore fino ai patti lateranensi del 29, che sono ancora in vigore oggi, quindi insomma abbastanza rilevante perché da qui appunto trarranno poi ispirazione, insomma, successivamente per i patti lateranensi. Beh, al Papa viene concesso in estrema sintesi il libero svolgimento delle missioni spirituali, la possibilità di avere delle sue forze armate e l'extraterritorialità del Vaticano. Cioè il Vaticano è uno stato estero, come tutti voi sapete, insomma, nel momento in cui varcate, anche per vedere i musei, i Vaticani, le porte, insomma, della Santa Sede, ci troviamo all'estero. La loro lingua, diciamo, ufficiale è il latino, che io trovo una cosa divertentissima. Comunque, Pio IX, che è stato appunto, come dicevamo, l'ultimo Papa Re, in realtà non accetta assolutamente questa situazione, infatti emana una bolla papale nel 1874, il cosiddetto non expedit, cioè non giova insomma che i cattolici si interessino alla politica. Di idea completamente diversa invece è Leone XIII, il suo successore, che una decina d'anni dopo, nel 1883, scrive invece la Rerum Novarum, quindi già appunto dall'aggettivo novarum abbiamo l'idea di qualcosa di nuovo. Altro problema che si trova ad affrontare la destra è la piemontizzazione del paese, cioè non dimentichiamoci che l'Italia nasce intorno al governo sabaudo e lo scopo quindi adesso è quello di far sì che anche il resto d'Italia in qualche modo viva sotto il cappello delle leggi piemontesi, per esempio appunto lo Statuto Albertino e un'altra legge insomma che era stata fatta piuttosto recentemente, la legge Casati sull'istruzione elementare obbligatoria. Questo però, diciamo, ci fa anche capire come il tentativo di calare dall'alto, un processo simile, si è caratterizzato in realtà da una grandissima distanza tra la classe dirigente e il paese reale, come si evince in particolare da un grandissimo divario nord-sud per quanto riguarda lo sviluppo, la produttività, l'istruzione, insomma, non è un caso se tutti i problemi connessi, diciamo, a questa realtà di fatto, in particolare il brigantaggio, ecco, che in questi anni al sud rappresenta una vera e propria piaga, beh, non vengano capiti dal nord in qualche modo. Non voglio dire che i briganti, insomma, fossero dei gentiluomini e avessero ragione, perché sicuramente sono anche, diciamo, alla base di numerosi eccidi, numerosi problemi, senz'altro, per il sud.
Però le misure adottate dal Nord per affrontare questo problema rivelano proprio una profondissima incomprensione di una realtà così distante dalla nostra. Il dibattito storico oggi si scontra molto anche su questo e quello che io ritengo sia utile rilevare è proprio il fatto che evidentemente è un problema non ancora del tutto risolto anche a livello storiografico. Altre misure impopolari che fa il governo del Nord, la tassa sul macinato del 1868, il macinato non sono le svizzere come io pensavo quando lo studiavo a scuola, il macinato, no, il macinato è il pane, insomma il grano macinato, quindi di fatto vanno a fare una tassa su quella che è l'alimentazione base dei contadini. E appunto sempre la destra riforma la legge elettorale. Una legge elettorale però veramente pazzesca, perché pensate, vota solamente l'1,8% della popolazione, quindi sono circa 400.000 persone, insomma, in base a quelli che erano gli abitanti dell'epoca. Per votare, infatti, bisogna avere più di 25 anni, essere alfabetizzati, e la maggior parte degli italiani in questo momento non lo è, e avere una rendita di 40 lire annue, insomma, sono dei criteri molto stringenti. Una cosa che infatti farà la sinistra storica appena andrà al potere sarà allargare un pochino questa base elettorale. Voterà con la legge Zanardelli il 7%, che dall'1,8 insomma è un bel traguardo. Anche le leggi sull'istruzione vengono rinnovate, vengono ampliate in qualche modo, in particolare con la legge Coppino del 77, che appunto, se non sbaglio, aumenta l'obbligo scolastico. Nonostante, diciamo, questi elementi che potremmo anche considerare positivamente, la sinistra vive tutta una serie di problemi, una crisi agraria, nonostante avessero abolito la tassa sul macinato e diciamo, l'introduzione di tariffe protezioniste nel 1887, che sicuramente non giova all'economia. Personaggio chiave in questa fase è De Pretis, che appunto vive delle accuse di trasformismo, cioè in altre parole lui sposava l'una o l'altra parte dell'arco parlamentare in base a quelle che erano le esigenze del momento. Trasformismo è un qualcosa di cui la politica non si è ancora liberata. Sempre la sinistra si rende protagonista di alcune imprese coloniali, in realtà atroci e terribili, come l'eccidio di Dogali nell'87 e la sconfitta, tra l'altro, ad Adwa, in Libia, se non sbaglio, nel 1896. Insomma, l'Italia ci prova ad avere il suo impero coloniale, in parte fallisce, in parte quello che fa è comunque terribile. Altri protagonisti sono Crispi. Francesco Crispi, che ha come modello Bismarck, lui è un uomo forte, vuole essere assolutamente paragonato, insomma, al collega tedesco, un uomo autoritario, repressivo. Giolitti, che ha appunto caratteristiche un po' diverse da Crispi, i governi Crispi e Giolitti qui si alternano uno dopo l'altro, prima c'è Crispi, poi c'è Giolitti, che cade insomma per alcuni scandali legati alla questione della banca romana e anche per alcune rivolte in Sicilia, i cosiddetti fasci siciliani. Torna Crispi che fa delle leggi antisocialiste, torna di nuovo Giolitti nel Novecento per la cosiddetta età giolittiana che ci traghetterà fino alla Prima Guerra Mondiale, appunto in cui l'Italia si troverà schierata insieme alla Triplice Alleanza, proprio per volere di Giolitti, insieme quindi all'Austria e alla Germania. Voi dite, ma come l'Austria l'ha detestata fino all'altro giorno? Ma c'erano state delle questioni con la Francia a livello coloniale, insomma. Poi avere come alleata l'Austria nel momento in cui si voleva anche imporre la propria autorità sul Papa, e l'Austria era una grande nazione cattolica, poteva avere il suo senso. Ho parlato 8 minuti, non 5, perdonatemi, comunque spero di essere stata abbastanza esaustiva. Chiuso questo capitolo, i prossimi argomenti, se riuscirò insomma a fare altri video prossimamente in storia, lo spero, riguarderanno il programma della classe quinta, che invece secondo me è molto più interessante. Parte con la Prima Guerra Mondiale e arriva, sempre nella mia idea, che spero però non sia utopistica, alla crisi economica del 2008, perché di fatto la storia, non dimentichiamocelo, è qualcosa che sì ci parla del passato, ma ci parla del passato per farci capire il presente, quello che sta succedendo intorno a noi. E questo è un po', insomma, l'obiettivo di queste brevissime lezioni, che spero vi siano fino ad ora piaciute e anche state un po' utili.